Eccoci ragazzi, siamo live e questa... Buonasera. Marco, ti si sente l'audio della partita? Comunque, live prima del suo genere per la nostra, diciamo, per TGP. Quindi facciamo questo test in mia compagnia, Andrea, che saluto. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Che non facevo una diretta con Andrea, quindi permettete un attimo di emozione. Sì, Marco, abbiamo subito provveduto per l'audio. Subito che ci segnalano le autorità qui. Abbiamo provveduto. Fate la telecronaca live, sarebbe bello, qualcosa ci... Poi ci segnalano anche per la telecronaca. Ci segnalano? Vabbè. Allora, in chat abbiamo subito Luca che, vabbè, fa un commento dalla quale potremmo dissociarci, vabbè, però, non lo so, magari intendeva che lavora per quei carrettini del finger food, no? Quindi, diciamo, eventualmente ci dissociamo, però, non lo so. E in più ringraziamo anche Marco che ha rinnovato l'abbonamento con Prime e quindi devo subito spammare dicendo che c'è la possibilità di abbonarsi con Prime, è gratis. Per chi è già abbonato, purtroppo bisogna ripetere la procedura manuale se volete confermare l'abbonamento di mese in mese. Quindi se vi è scaduto, provvedete. Marco ci chiede, abbiamo qualche minuto, sono nel tunnel le squadre, se SkyGo non mi va troppo indietro. Ci chiede, raga, pronostico. Parti tu? Aia, allora, pronostico. Io forse più per la voglia di vedere una partita bella da vedere anziché una partita bloccata, io vado su un pirotecnico 2-2. Invece per il City finisce tanto a poco, come ho già scritto sul gruppo. Diciamo che per il City la probabilità che finisca tanto a poco è alta, mentre per quanto riguarda PSG Real, io sinceramente oggi non ho avuto troppo tempo di ragionarci, quindi faccio due calcoli adesso. Vai. Allora, il Real secondo me sarà solido, soprattutto perché è in trasferta, soprattutto perché è una squadra di Ancelotti. Il PSG sarà abbastanza spettacolare, però in fase difensiva mi aspetto attenzione. Quindi mi aspetto una partita un pochino più bloccata rispetto al tuo 2-2 e io ti dico 1-0 Real. Quindi 0-1, vabbè, diciamo volendo così, lo mando 0-1. In chat, lo mando in chat e verrà appato malamente, chi se ne frega. Niente, qua stanno mandando la pubblicità, tanto per cambiare, ormai vediamo un po' di programma tra una pubblicità e l'altra in TV. Esatto, dovremmo essere in contemporanea, che pubblicità vedi, Cisalfa? Sì, ecco, Cisalfa. Subito. Bannati, sì. Dalle autorità per pubblicità occulta? No, perfetto. No, nessuna pubblicità occulta, anzi, cioè, se ci salta, ci vuole sponsorizzare, noi siamo aperti assolutamente. Perfetto. Non c'è nessun problema.
In più, è vero, ragazzi, non lo so come funzionerà per gli spoiler, diciamo, lo capiremo man mano che, insomma, succederà qualcosa. Lascio in più questo commento per chi magari verrà in ritardo a seguire live, lo lascio magari evidenziato per un po'. Scriviamo tipo, non lo so, non scrivo niente, appena mi viene qualcosa la scrivo, lo lasciamo in sovrimpressione per chi viene dopo. Bravo. E in più, visto che ho tempo, vado a fare questa cafonata se riesco. Vediamo un po'. Perché, ragazzi, come si toglie l'audio? Si può togliere l'audio, sì. Perché, ragazzi, ci sarà anche il momento social eating perché ho ordinato a domicilio questa sera. C'è più ansia del Cagliari per Marco perché dovrà riscattare l'articolo su Messi, quindi insomma è già pronto lo spammino. E quindi faccio partire un sondaggio, se mi ricordo come si fa. Ah, comunque ringraziamo anche Luca Intoccia che ha rinnovato l'abbonamento, quindi vedi è scientifico, dici che c'è da rinnovare l'abbonamento e lo rinnovano. Nicolò Allora, sarebbe orgoglioso di te. come si fa? Gestisci sondaggio. Allora, sondaggio, nuovo sondaggio, domanda. Cosa ha ordinato Riccardo da mangiare stasera? Chi lo sa, non spoilerazze. Risposte. Opzione 1, sushi. Opzione 2, pizza. Opzione 3, panino. E beh, ci sta, a posto. Beh, Durata. se non è sushi, mi ritengo offeso. Durata 10 minuti. Sì, più di 10 minuti non si può, quindi lasciamo durata 10 minuti. Inizia il sondaggio. Inizia, giusto, tutto giusto. Ordinato di canna, gestata, sushi, pizza, panino. Oh, inizia il sondaggio. Chi mi conosce Spettacolo. sa che una di queste tre opzioni è letteralmente impossibile. Quindi Purtroppo sì, purtroppo penso di aver capito. una delle tre è impossibile. Ok, vediamo, ci siamo. Aspettiamo i risultati di 10 minuti, abbiamo tempo. Quanti? Aspetta, io ho l'audio della partita davanti, il vostro audio nell'orecchio, mio padre che mi parla nell'orecchio. È iniziata, attenzione, Iniziata, iniziata. attenzione, iniziata. Allora, quanti gol fa Benzema? Luca ancora non ha segnato, quindi Meno non di lo so. Vinicius. Meno di Vinicius sicuramente. Guarda Danilo, per la pizza io sto a Milano e devo dire che si difendono malissimo, cioè c'è qualcosa di matrice napoletana qua, però insomma, non lo so, sono abbastanza diffidente, però sai, quando devi schimicare ogni tanto cedi alla pizza. Comunque, sono partiti in tempo. Ci chiedono per chi tifiamo, dalla chat. Non lo so, io potessi non tiferei per nessuno, guarda. Io un po' come da pronostico, da mio pronostico, io propendo un po' per il Madrid. Casemiro comincia a dominare. Non lo so, io anche un po' per stare con Marco Lai, boh, sono contento se Messi, insomma, fa una partita di quelle interessanti. Qui ci dicono PSG tutta la vita contro Donnarumma. Nominate i giocatori e dite che piatto sembra. Questo è stato fatto nel podcast, quindi qua ci starebbe uno spammino del podcast, però non ce l'ho sotto mano, ragazzi, quindi non mi riesce così facile. Minchia, qua l'ha steso, eh? Ah, ma non ha dato fallo. Ragazzi, Casemiro è una bestia. Eccolo, eccolo qua. Vini. Ecco, fermato. Comunque sono partiti a sprombattuto, eh. C'è da dire, in questi primi 2 minuti vacilla il risultato stretto di Rose, è già in crisi, già in crisi. Sì, ho visto cambi di fronte. Se solo il Real avesse Leao al posto di Vini, la partita sarebbe già finita. No, mi permetto di dissentire. Stasera Vini doppietta, ragazzi. E poi l'1-0. Eh beh, il pronostico salta. Vinicius facciamo eccezione, dai. Vabbè, dai, facciamo 1-0 gol di Vini allora, se
se dobbiamo essere precisi. Carrello, non so se sei nel posto giusto, dato che in questa live c'è Ross per fare questa affermazione, onestamente. Però Leao è forte, lo riconosco, sì, è un bel sì. giocatore. Ma intanto parte in possesso il Real, mi aspettavo un po' il contrario, però avremo modo di vedere Sì, nel corso forse del sì. match. Bisogna vedere come si assesta comunque, perché sicuramente... Sì. Ragazzi, stasera vi dovete accontentare di uno Juventino che, insomma, è in rotta con l'allenatore. Uno Juventino pure che è in rotta con l'allenatore e si è dato al bel giochismo laziale. Quindi milanismo proprio 0-0. Sì, potremmo essere in ritardo, come suggeriscono dalla chat. Eccolo qua. Dani, zio, sono al 3:29, 3:30. Mi aspetto 3:33 adesso io. secondi in Siamo ritardo. lì. Ok. Perché non ho il televisore, ragazzi, quindi... No, io anch'io sono su SkyGo Sì. dal Mac. Rosso, questa la lascio a te perché sei sicuramente più preparato. Nuno Mendes com'è? Nuno Mendes è secondo me un bel giocatore. Bel terzino, perfetto per fare il quarto, non ce lo vedo quinto, quindi nel PSG è ottimo. E secondo me, avendo anche Hakimi dall'altra parte, è un bel terzino. Può crescere bene a gamba, passo, anche discreta tecnica, dribbling. Difensivamente, secondo me, pecca. E oggi lo vedremo comunque contro Asensio, che lo punterà sul suo destro, quindi sul piede debole, e quindi una prova anche che può essere interessante. Attenzione, Madonna. subito Mbappé Eh sì, su Carvajal, tra e l'altro qua. segnaliamo Di Maria che l'ha spuntata in avanti perché Neymar è parte dalla panchina. Quindi molto interessante, tra l'altro, da vedere. Sì. Sì, comunque per chi ci sta ascoltando senza guardare. Praticamente Mbappé ha saltato Carvajal abbastanza secco, palla dentro per Di Maria che ha alzato sulla traversa Sì. abbastanza male. Non era facile, però male. Sì, diciamo da lui per i suoi piedi poteva fare meglio. Posizione abbastanza centrale nell'area di rigore, l'ha sparata proprio. Ci dicono 1-0 City annullato, quindi il pronostico di Riccardo sta procedendo per il verso Ah, sì. giusto. Vabbè, ragazzi, dopo che per far uscire il sito ho visto qualcosa sbagliato a 1 centimetro dalla linea, mi aspetto di tutto in queste partite. Se provo a vedere la partita mentre cammino per strada mi investono. Carello, tu di dove sei? Del Milanese? Non mi ricordo, io non riesco ad associare i nomi al tipo, eccetera, eccetera. Non mi ricordo veramente Ma va niente. bene, pu puoi tranquillamente ascoltare noi, e ci stiamo perdendo praticamente tutte le azioni. Però. Ci dice Marco, sulla destra del PSG ci vuole l'autovelox, effettivamente. Basta, sì, ma anche a sinistra, non è che facciano schifo. Ha preso la palla da Donnarumma, questo è giusto un commento per soddisfare Luca Intoccio. Esatto. Ma Ecco, come questa è lo la vedi fase. Pereira nel centrocampo rispetto, cioè è effettivamente l'anello debole o... Se la Il può cavare. Real? No, Cosa? al PSG. Ma anello debole in realtà non lo so, nel senso No, che, vabbè, dico al Verratti. centrocampo del Real Madrid, in pratica. Però, boh, Verratti lo conosciamo. Ed è un gran giocatore. Paredes, penso che io e Marcello siamo i due estimatori più grandi in Italia. E Danilo comunque dà solidità, quindi Sì. non lo vedo tanto inferiore. Certo Ok. è che Kroos e Casemiro più Modric Sì. Vabbè, probabilmente chiaro, altro livello se sono al stanno 100%. dominando da un botto di tempo quei tre. Ecco, adesso classica fase della partita che mi aspettavo, col Real 4-5-1, PSG che prova a muovere, con Messi che si abbassa.
Sì, raga, diciamo che a commentare questa partita ci sono due persone sbagliate, nel senso che io e Ross siamo della casata del bel giuoco e stiamo vedendo due squadre che, diciamo, non fanno di chissà quale trama offensiva super organizzata la loro idea, ecco. Siamo qui per i singoli. Sì. Probabilmente se non si stessero scontrando entrambe contro un'altra squadra, tranquillamente starebbero giocando a baricentro molto basso adesso. Mbappé ha provato una serpentina. Ha provato a fare il Vinicius. Calcio d'angolo. Sì, come sta dicendo anche il commentatore di Sky, sembra poter sfondare più da sinistra il Paris Saint-Germain che da destra. Il che, voglio dire, essendoci Mbappé, ci sta. Sì, ci sta. Anche se comunque di là Hakimi può arrivare, eh? Sì, assolutamente. Sergio Ramos in tribuna. Ecco, secondo te può pesare un po' l'assenza di Ramos a livello difensivo per il PSG? Vero che non si è integrato alla fine quest'anno perché non l'hanno praticamente mai avuto, però boh, in una partita del genere averlo anche all'80% secondo me sposta. Non lo so, io come assetto difensivo il Paris Saint-Germain lo vedo troppo inquadrato, cioè troppo in questo caso è un aggettivo positivo. Molto inquadrato, quindi considerato che Sergio Ramos non è proprio pienamente ancora tra problemi fisici e altro, non so onestamente se mi dispiace troppo, ecco, che non stia giocando, se dovessi mettermi nei panni del Paris Saint-Germain. Certo, tra avercelo e non avercelo è sicuramente un'alternativa in più. Il Real esce bene con Modric. Partite secche, o comunque vabbè, andate in ritorno, non è secca, ma sono due partite secche comunque. E se per sbaglio ti ritrovi il Sergio Ramos super in forma in campo, a quel punto sì che lo vuoi. Però diciamo, se devi mettere in conto che magari non è proprio al meglio, proprio come mobilità, magari resto così, no? Con l'assetto collaudato. Certo, comunque abbiamo visto un bel recupero di Nuno Mendes a proposito di questo giocatore su Asensio, quindi duello che può essere chiave, come di lì alla fine dall'altra parte Vini contro Hakimi. Sono due terzini che sanno attaccare meglio che difendere, quindi alla fine il Real lì si può giocare tanto, secondo me Ancelotti ci punterà. Diciamo che comunque in questi primi minuti il Paris Saint-Germain prova ad andarli a prendere, ecco. Sì. Ecco, qua Danilo ha recuperato un bel pallone. Hanno alzato un campanile per una ciabattata di Carvajal e si è avventato Pereira. Il Real sta bello compatto, eh. Sì. Si abbassa e non ha paura a farlo. Non so neanche quanto non voglia farlo Ancelotti, nel senso che secondo me la può aver preparata così. Sì, penso l'abbia preparata così. Anche perché se offri il fianco a Paris Saint-Germain, 100% ti crei un sacco di problemi. In più comunque il Real è abituato, no? A stare bello ordinato, compatto, fai due passaggi. Sì. Anche perché con Kroos e Modric esce una meraviglia, voglio dire. Sì, non sarà una partita tipo PSG-Bayern dello scorso anno, secondo me, che è stata probabilmente la miglior partita dell'anno. Sì. Sì, ci saranno sicuramente dei momenti in cui il Real gestirà il possesso, però diciamo non si sbilancerà troppo, ecco. Carvajal, erroraccio.
comunque Nuno Mendes coinvolto sulla sinistra. Coinvolto e Asensio di contro non è uno che difende, quindi è vero che lo spagnolo potrebbe creare problemi a Nuno Mendes, però anche viceversa alla fine. Comunque aggiungo Carvajal non propriamente ordinato, ecco, fino ad ora. Ha fatto quella ciabattata prima. Ha preso una quasi busta da Mbappé. Sì. Intanto Luca Intoccia, voglio dirti, Gigio playmaker, Cioè Gigio sta facendo praticamente il Jorginho della situazione. ma Luca Intoccia non ci sente, o forse non vuole sentire. Non vuole sentire. Sì, non vale più la regola. Esatto. Yes. Anche in chat si sono lamentati di Carvajal. Giustamente. Il Real non sta uscendo, Sì. Poi è vero che ne basta una di ripartenza, soprattutto con Vini. Ah, sì, assolutamente. Però nella metà campo abbastanza stabili stanno. Ecco, sì, Gigio vuole fare il Magic Mike, hai detto bene. Non rischiato qua. Palla arretrata per Courtois, gli è rimbalzata male e ha rischiato la frittata. Sì, stanno un po' rischiando. Poi molto bassi, pare la Juve di Allegri. secondo me è preparata, perché tu li schianti anche psicologicamente, no? Cioè, me l'aspetto dal Real Madrid, una roba del genere, ecco. Sì, alla grande. Infatti, comunque, il canovaccio è questo, Poi nel secondo tempo vedremo, però il Real lascerà sfogare il PSG abbastanza tranquillamente. Poi vedi, adesso sono usciti bene per dire fallo, prendi palla e ragioni. Nuno Mendes ancora convinto, è solido. Aia. Il Paris Saint-Germain ha semplicemente battuto velocemente una rimessa laterale in zona d'attacco per il Real e praticamente sono arrivati in porta. Sì, di nuovo Carvajal. Qua ci dicono è durato molto lo Sporting, stanno solo 1-0 o ci siamo inoltrati nel territorio? Vediamo. Sono un attimo... Potrebbero essere 2-0 questi commenti, durato poco. Uno annullato sicuramente, del City. E 2-0 al 19esimo. Oh, qui Verratti ha fatto una giocatona, scusa Ross, ti ho fatto distrarre, però gliel'hanno tolto. Diciamo Marco che in linea di massima, se Real Madrid vuole fare questa partita, deve essere un po' più pulito, perché... Sì. Intanto Carvajal sta facendo ancora disastri. Mbappé si è mangiato un gol, ragazzi. Se l'è mangiato. Abbastanza... Sì, ma Carvajal non può fare queste cose, sinceramente. No, Carvajal è imbarazzante, ragazzi, secondo me... Cioè, taglio interno di Mbappé, non puoi mai... Vero che è più veloce, ma non puoi mai concederglielo così pulito. Cioè, Carvajal aveva tanto vantaggio, si è fatto superare sia di fisico che in velocità. Sì. In velocità distratto, molto distratto.
la parata Courtois, o comunque era abbastanza su Courtois il tiro di Mbappé, anche se comunque non era facilissimo, era abbastanza raso a terra, quindi Courtois, no, diciamo, non facilissima, però vabbè, da Mbappé sì. Comunque oggi bel confronto Mbappé-Vinicius, eh? Se Vini vuole avvicinarsi un po' al suo livello, cioè alla caratura mondiale europea, è un bel test. Vini prova ad andare, niente. Sì. No, devo dire che mi sta stupendo il Paris Saint-Germain, cioè immaginavo che avrebbe fatto delle fasi di forcing, però pensavo che ci sarebbe stato più un ping pong, no? Adesso faccio un momento, cioè magari un momento che gestiva il Real, un momento che gestiva il Real Madrid, invece il Paris Saint-Germain è partito proprio a sprombattuto. Se, mi sa che vuole segnare nel primo tempo il PSG, così occhio, anche se, come ci ricordano dalla chat, non ha ancora tirato alla fine, a parte il sinistro Sì. di Mbappé. Verratti tra le linee. Sì, Ah. comunque dal lato di Carvajal stanno sfondando Sì, in tutte maniera le azioni sono clamorosa. andate dal lato di Carvajal, tutte. Il tiro alto di Di Maria, la serpentina di Mbappé e poi questa di Verratti e l'altro tiro di Mbappé, quello che ha parato Courtois. Sì, effettivamente ci fa notare Marco. Aspetta, aspetta. Qua Di Maria ha provato un'imbucata da esterno interessante. Qui Marco effettivamente ci fa notare. In questi 20 minuti abbiamo visto il Real che ha vinto le Champions. Sì. Sì. Sì, oddio, non così basso forse, eh? Cioè, stanno veramente in 30 metri stasera. Carvajal vive ancora di rendita per il cross epico che ha fatto? Non lo so, ragazzi. Non lo so, in realtà, cioè, Carvajal, boh, secondo me è stasera che sta schifeggiando, o comunque, voglio Stasera clamorosamente, 20 dire. minuti di Mbappé panico non è un totale. avversario che affronti tutti i giorni, ecco, quindi ci sta. Chiaro, chiaro. Questi hanno Neymar in panchina, sì, la profondità del Paris Saint-Germain è impressionante. Faccio notare a Marco, molto appassionato di schemi in costruzione, che il PSG abbassa Danilo da terzo di destra con Marquinhos centrale, Kimpembe terzo di sinistra quando costruisce. Giusto una chicca di pocettinismo. Sì. Qui fanno rivedere che Mbappé di po', cioè, diciamo, Carvajal prima ha fatto un errore e poi l'ha recuperato. Nuno Mendes domina, ma fino a mo'. Fino a mo'. Spinge. Eccolo lì, Danilo terzo di destra. Ecco, Sì. comunque Nuno Mendes, bel pezzo, eh? Bel giocatorino, ragazzi. Poi magari fa la sbavatura difensiva, però sta spingendo come un maledetto. Sì, oggi pomeriggio, leggendo la chat, dice Marco, Asensio fa cagare. Oggi pomeriggio leggevo Calma, calma. il tweet di Marco su Twitter, appunto, diceva che comunque non era proprio scontato che partisse Asensio, perché non so quanta sicurezza poteva darmi per questo match. Finora 20 Ah, minuti. tra l'altro davano Rodrigo abbastanza sicuro, del posto. Sì. Comunque, Luca, il Verona 4 gol con 0.67 XG, è in una parola tudorismo. Non ha bisogno di tanti XG per segnare il Verona, Ah, cioè è molto verticale. È la verticalità offensiva che manca a tante squadre. Cioè dominio anche senza dominare.
Vabbè, ma comunque c'è da dire. Vabbè, sì, il tilt è un'aggiunta alla questione. Però per quanto riguarda l'XG in sé, alla fine guardano solo i tiri. Non necessariamente un pericolo corrisponde al... Attenzione. Qua Courtois ha un buon intervento. Sì, cross sbagliato di Nuno, Sì. però sì, Ok. coperto bene il... Ragazzi, mi stanno Sì, qua Nuno ha chiamando sbagliato, sì. perché sarà arrivata la cena, quindi arrivo tra poco. Tranquillo, qui parleremo di Nuno e Vinicius. Adesso scopriremo cosa mangia Riccardo per cena, metterà fine al sondaggio. Marco, dici che c'è il pericolo che il Real arrivi fino in fondo? Per i singoli e per l'allenatore non te lo escludo, sinceramente. Poi dipende anche da questo doppio confronto col PSG, però è una squadra che può far molto male in Europa. Quindi costruzione 3 del PSG con Verratti, Paredes in mezzo anche, Larghi in 1 che si alza e Di Maria, anzi Hakimi, Nuno e Hakimi alti, e in mezzo praticamente Di Maria, Messi, Mbappé a fare panico. Per adesso il Real la sta subendo questa cosa. Nuno dominante, ragazzi, c'è cioè una spinta clamorosa. Hakimi è un motore illogico, sì. Comunque bella questa mossa di Pochettino, eh. Poi magari non porta a nulla, però mi piace questa impostazione 3. Nuno Mendes sembra Bellanova. Sì e no. Eccolo, Nuno, attenzione. Fermato qui Carvajal si ricorda di essere un difensore. Mamma mia, Nuno, raga, mamma Nuno, ragazzi! Mamma mia! Che giocatore, ragazzi. Che bella falcata, che passo. Che qualità nello stretto. Ragazzi, il PSG c'ha due esterni bassi, se così vogliamo chiamarli, che fanno paura. Il Real ha deciso di non giocare. Vero, vabbè, il Real sta giocando in 20 metri. Però il Real, l'ho detto prima Ricky, cioè basta una ripartenza. E per quanto brutto sia il modo di giocare, il Real ha degli uomini incredibili. C'è Kroos che manda nello spazio Vinicius, può essere tranquillamente 1-0 e poi per il PSG si fa dura. Messi molto basso in questa fase, lascia davanti Mbappé e Di Maria.
Ecco, tipo questa cosa qua, il Real deve farla meglio se vuole avere l'occasione di sbloccarla. Sì, poca presenza in area al PSG, perché praticamente Messi si abbassa tanto, vabbè, Di Maria e Mbappé tendono a stare nei mezzi spazi, non c'è nessuno che sta centrale. Anche è vero che il Real è molto basso, quindi è difficile dare profondità al PSG. Deve andare tanto sugli esterni perché Pochettino ha fatto una buona mossa, secondo me si stanno abbassando sia Vinicius che Asensio per contenere Hakimi e Nuno, però il PSG deve sfruttare questa cosa qua. Sì, Riccardo è andato a ritirare la cera in Puglia, esatto. Vini che prova ad accendersi, fallo questo, abbastanza netto. Boh, Icardi me lo aspetto più come mossa, tra virgolette, della disperazione negli ultimi 20. Negli ultimi 20, magari quando il PSG non riesce a sbloccarla. Provare ad andare ancora sul fondo e mettere cross, Icardi lì può diventare pericoloso. Per come è schierato adesso il Real, non ce lo vedrai al momento. Eccolo qui. Punella del Real. Qua Messi sbaglia il passaggio di ritorno per Hakimi. Intanto sta diluviando, non me ne ero accorto. Palla che schizza veloce. Infatti Messi ha usato leggermente male il Eccomi, passaggio. ci sono Eccolo giocatori. qui. No, praticamente l'uno sta dominando, ha fatto una giocata senza senso. Il Real bassissimo ancora, tanto non mi ero accorto che sta diluviando, quindi anche Messi può sbagliare i passaggi. Ok, o comunque. Siamo partiti che il mio pronostico sembrava il più verosimile e invece la spunterà il pronostico di Ross. La spunterà, vedi, si è incagliata la partita. Allora, ragazzi, oddio, arrivo. Siamo sicuri che l'ancelottismo non sia semplicemente un'altra forma del marxismo? Chiudere la porta, Beh, perché ma sennò chiaramente ragazzi, cioè Allegri, Deschamps, Ancelotti hanno qualcosa in comune a livello difensivo, cioè gli piace questa trincea, questa ripartenza. questo Ancelotti è il meno difensivista di tutti e tre, però qualcosina in comune ce l'ha. Il microfono. Mi muto, se no faccio troppo Mutati. schifo. Cioè. Quindi Paninozzo. Sì, il sondaggio aveva vinto Paninozzo, ma secondo me è perché me lo sono fatto sfuggire sul gruppo, oltre che in privato con qualcuno, e quindi sono arrivati preparati. Prevedibile. Quindi il sushi era da escludere al 100%, giusto? Sì, succede ad escludere al 100%. Cioè. Clip al primo morso, devo vedere dove lo devo addentare prima. Il Real prova un minimo possesso,
Poi però ti riparte il PSG, quindi anche il Real deve stare attento un attimo a sbilanciarsi. Beh, Danilo Pereira penso sia nella testa di Pochettino, penso sia un po' l'equilibratore, un giocatore di fisico e tra l'altro messo dal lato di Vinicius, quindi anche se Hakimi non dovesse contenerlo c'è Danilo che gli dà un po' di copertura. Penso che giocare così alti da parte del PSG senza un giocatore come Danilo, che può essere, coi dovuti paragoni, che può essere il Busquets, che può essere il Casemiro, sia difficile, nel senso che ti serve un giocatore del genere, soprattutto se gli altri due sono Paredes e Verratti, che a livello difensivo comunque non ti danno una grossa mano. Rimonta Sporting 2-1 Sporting. Comunque a mentre 0-3. guardiamo i risultati dello Sporting, faccio una domanda a provocazione sapendo chi colpire in chat. Messi sottotono? Riparte il PSG in contropiede, strano per questa partita. Real che però porta subito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uomini dietro la linea della palla. Gueye non so se è in panca, sinceramente non ho visto se è in panca, se è disponibile. Però sì, forse un po' l'alternativa a Danilo a livello di equilibrio. Danilo più fisico. Però sì, anche Gueye su Vinicius magari ci stava. Ragazzi, ho detto 2-2 e quindi inevitabilmente doveva succedere qualcosa che poteva essere il contrario. Occhio al Real. Karim, gran pezzo di Karim. Eccola, questa è la palla che può soffrire il PSG, che però non soffre perché c'è Nuno che è un fenomeno, ragazzi. Nuno, giocatore da tenere molto d'occhio. Ecco, questa invece è la giocata che Messi può avere nelle corde lì nel mezzo spazio. Però Messi sta un po' soffrendo, eh? Forse per la Riuscivo pioggia. a far spammare l'articolo. Non ci vuole far spammare l'articolo. Questa condizione climatica può soffrirla Messi, eh? Però vabbè, può anche far la giocata che non ti aspetti mai e risolverti la partita, quindi aspettiamo a parlare. Ma io sarò E indietro. Marco pronto ad appare l'articolo. Ma guarda, io sono 36-40. Pure io, ma hanno scritto di Casemiro, eccetera, quindi mi sa che noi non l'abbiamo ancora visto. Ah, forse qua. Sì. Sì. Ok, visto adesso. effettivamente è duro. No, vabbè, non grosso diretto, non credo, però sì, abbastanza. Vediamo, vediamo, devo vedere il replay. Vediamolo. No, dai, rosso no. Entrata alla Casemiro, classico giallettino di Casemiro. Salta al ritorno però, questo brutto, brutto colpo.
Soprattutto se il Real dovrà fare la partita, ti dico. Bravo Marco, penso esattamente come te. Eh sì. Mamma Nuno, ragazzi, mi sto esaltando. Ok, Che giocatore. Guarda qua. Hop. Sì, è vero che Asensio non sa mai difendere, però sì. Nuno sta facendo una partita clamorosa. Boh, diciamo che Asensio, secondo me, prende il volo abbastanza veloce nel secondo tempo. Eh sì, potrebbe. Nuno o Teo? Beh, Nuno ha più qualità. Teo è strapotere fisico. Però Nuno c'ha un piedino, ragazzi, che Nuno c'ha un piede clamoroso, eh. Casemiro figlio di Pepe. Dias, Cancelo, Nuno, Renato, Leao, João Félix, Ronaldo, Diogo Jota. Brutti. C'è di peggio. No, Nuno secondo me, l'ho detto all'inizio, Nuno secondo me è perfetto per fare il quarto. Cioè, ovviamente il quarto di spinta. Quello che sta facendo oggi, c'è il quarto che si alza in fase di possesso, però sa anche difendere, eh? Ha buona reattività, non è chiaramente un fenomeno in fase difensiva, però non è scarso. Abbiamo ritoccato un tasto dolente dell'ultima settimana, i terzini. La diazione. Comunque c'è da dire che siccome stiamo facendo noi la live reaction, non segnerà nessuno, cioè ormai è scritto. Avrei dovuto pensarci prima. Beh, il mio pronostico è in piedi. È più vivo che mai. Fini ormai sto avanti, quando c'è da capire Ah, scusate, non seguo abbastanza le vicende del gruppo, pare. che... Ah, ok. Alzo le mani. Vabbè, sul gruppo c'è stata una diatriba in merito a Calabria, migliore di Cuadrado, che poi è sfociata in se è giusto classificare Cuadrado terzino e se ha giocato meno terzino negli ultimi anni. Vabbè, insomma, una diatriba un po' fuori dal mondo e niente. Stavi meglio senza Esatto. saperlo. Soprattutto per Cuadrado e Calabria nella stessa frase. Beh, partitaso da vedere, insomma, cioè nel senso, ha senso unico. E quindi partitaso avranno fatto anche il quarto nel primo tempo. Penso di sì, vediamo. 4-0. Dai, un pronostico l'hai preso oggi. Mbappé contro Militao, Militao abbastanza al bar, però l'ha tenuto. Occhio perché qua Vini si può sprigionare, eh.
Vini uno contro Hakimi. Niente, Vini oggi non passa. Niente, non sta ingranando Vini. Lo aspettiamo nel secondo tempo. Molto bene Hakimi qua, Sì. Molto bene. Palla per Messi che non passa per un bell'intervento di Alba. Verratti, giocata stupenda tra le linee Messi. Stavo già preparando l'articolo. Vini in contropiede, attenzione. Vini abbastanza ingabbiato da Hakimi in questo primo tempo, mentre dall'altra parte Mbappé contro Carvajal non c'è storia. Quindi questa è sicuramente una chiave, però ti dico che complessivamente alla fine il Real, tolto Carvajal, sta reggendo un po' dietro, perché comunque Alaba e Militao stanno facendo una buona partita e in mezzo non stanno passando. Sì, Quindi, boh. solo Carvajal sta sfigurando, diciamo. Anche se comunque i principali mismatch li sta vincendo il Paris Saint-Germain. Vero. Finito il primo tempo intanto. Il Real se la tiene viva può vincere perché ha il Ah, ok. contropiede dietro l'angolo. Quindi sto panino com'è? Non so se Marco lo vuole sapere per il gusto o per, come si dice, per gli ingredienti. Comunque era buono, era buono. L'ho preso, vabbè, stava un hamburger grosso, cheddar, barbecue, anelli di cipolla fritti e cipolla grigliata. Di qualità. Non male, non male. Un panino molto italiano, ma io non lo so, Marco, se è molto italiano, comunque era buono. Stiamo aspettando tutti il post critica di Casa Magnan su Messi. Però troppo presto, arriverà a fine partita, se arriverà. Anche se ci sarà il ritorno, quindi anche parlare prima del ritorno potrebbe essere rischi. No, sono curioso, ho mangiato salsicce e patate ottime, Danilo. Bene, Danilo. Benissimo. Chi vi è piaciuto nel primo tempo come squadra?
E come singoli, sì, ragazzi, adesso ci riattiviamo anche perché ho quasi finito il panino, quindi torno sul pezzo. Vai, Andrea, esordisci. Beh, allora, come squadra ovviamente meglio il PSG per possesso, per preventive, perché non hanno sofferto tanto. Meglio del Real, perché il Real ha fatto sinceramente troppo poco, come diceva Filippo. Mentre i singoli, vabbè, ovviamente Nuno, giocatore sopra la media, in modo evidente. Hakimi ha fatto un bel primo tempo. Perché contenuto Vinicius è davanti comunque attaccato, e poi in realtà un po' tutto il PSG ha fatto bene in questo primo tempo. Male, molto male Carvajal per chi si fosse collegato solo adesso e non avesse visto niente. Preferite PSG o PSG? No, io dico PSG, cioè io lo dico all'italiano, Esatto. cioè una tristezza. No, comunque dipende, cioè penso che siano giuste entrambe perché una è francese e l'altra è in inglese, quindi non dovrebbero esserci problematiche. Allora, facciamo la pubblicità alla Coca-Cola. Così ci offre Ecco. una sponsor. E, appunto, se ci vuole sponsorizzare, noi siamo in live circa 3 volte a settimana. Trasmettiamo contenuti sportivi, quindi appunto ci sta Coca-Cola, spesso volte fa lo sponsor, ci sta. Vieni, aspetta. Comunque PSG sarebbe la pronuncia corretta, Sì, la francese. pronuncia francese. Però noi diciamo PSG perché non ci piace essere Eh corretti. certo. Ricky era da clippare questa. E Marco, la clippa, cioè, che cosa ti posso fare? È stato lo sponsor, ragazzi. Oh, ma che ne sai? Cioè, se qua ci arriva l'offerta della Coca-Cola, ragazzi. I soldi me li tengo io, perché ci ho creduto solo io. Sono pigro. Oh, Marco, mi dispiace per te. Ma Field Tilt sicuramente dominato. Beh, certo. Su quello pochi dubbi. Cioè, dominato dal Paris Saint-Germain. Combinato un po' Vabbè, di... comunque Ricky, la nostra Juve con chi se la gioca tra queste due? Dai, domandina subito piccante. Ma dipende. Non lo so. Se la Juve giocasse in un certo modo, secondo me ce la potremmo giocare con entrambe. Giocare, non vincere. Che te la giochi, poi magari ti gira qualcosa per il verso giusto e vinci. Per come giochiamo attualmente, secondo me l'unica con cui possiamo, diciamo, possiamo riuscire, potremmo riuscire, secondo me, è il Real, non il Paris Saint-Germain. Così, non lo so, ma sono indeciso perché dipende, cioè, secondo me, in un match tra la Juve e queste due, posto che la maggior parte delle volte perdi, le volte in cui puoi vincere, secondo me, dipende, vabbè, ovviamente il fattore sfiga, culo. Però secondo me anche dal canovaccio della partita, capito? Perché la Juve i contropiedi li subisce tanto, no? Quindi con entrambe, insomma, sì, con entrambe sei messo male, ok? Però secondo me se ti fai schiacciare, e la Juve purtroppo ha la tendenza a farsi schiacciare, no? A prescindere anche dal valore dell'avversario, molte volte lo vediamo in Serie A. Secondo me se ti fai schiacciare, io vedo più temibile il Paris Saint-Germain del Real, onestamente. Però, Sì. voglio dire, ipotesi tutta da verificare, cioè. Boh, è vero, se ti fai schiacciare, sì, probabilmente tra le linee ha più qualità e più palleggio il PSG. Sì. Forse, cioè allora nel terzo offensivo, mettiamola così.
perché comunque centrocampo il Real a livello qualitativo può dominare. Ah sì, vabbè, ci demolisce. Però vabbè, io sono molto, qua adesso la dico in modo che Ecco. sapevo quando andrà a finire. Sono molto fiducioso, onestamente, del cammino in Champions della Juve, perché siccome non sappiamo fare niente, qualcosa Io ci no. avrà, capito? Cioè, parti senza aspettative. Negli ultimi anni, capito, il Porto e il Lione hanno fatto quelle run lunghe, sculando partita dopo partita. Quale squadra migliore della Juve che è uscita negli ultimi 2 anni agli ottavi? No, cioè, nessuno meglio della Juve può sculare fino tipo alle semifinali. Cioè, noi siamo proprio il profilo perfetto. Agli ottavi li superiamo perché magari, voglio dire, siamo superiori. Ai quarti sculi e in semifinali fatti il tuo e quindi ci sta. Come vedi, è un ragionamento molto tecnico-tattico, no? Però era così, ragazzi. Cioè, oggi, quest'anno, sconteremo tutta la sfiga che ci siamo meritati, ma anche non meritati, degli ultimi 2 anni, perché è veramente stato incredibile. Ah, nel frattempo sto vedendo i replay del Del City. City. Oddio, no, raga, ha fatto una roba. No, beh, li sono persi tutti. No, raga, sul terzo gol il numero 7 ha fatto una roba nella mia ignoranza, da lontano non capisco nemmeno chi è. Il 7 del City? Sì? Il 7 del City dovrebbe essere Sterling, no? No, c'aveva i capelli strani per essere Sterling, ecco perché mi sono meravigliato. Vabbè, ragazzi, sorvolate sulla mia inadeguatezza per il calcio estero. Sì, Sterling è il 7, confermo. Bene, eccellente Luca, eccellente. Quando vuoi ti aspettiamo. Bernardo solo con Pep poteva diventare un box to box senza senso, sì, certo. Clamoroso. Ma anche perché 9 partite su 10 non fa box to box, cioè sta solo vicino ad un box, non ci arriva proprio all'altro. Cioè, Esatto. una partita come quella di oggi. Ah, va bene, Luca, va bene. Scusa, non avevo letto sui messaggi Ciao di... Luca. Non ti preoccupare, Luca, ti sostituiamo a dovere. Tra l'altro, indaghiamo se Axel ha intenzione di raggiungerci o meno. Indaga, Indaghiamo. indaga. Comunque sì, Bernardo senza senso. Un giocatore di una qualità troppo alta per fare quello che sta facendo a livello fisico. È Scusa, organico. basta se rido, ma ogni volta che andrò a bere mi verrà da ridere. Cioè, aspetta, fammela girare diversamente perché sennò sembra veramente un placement. No, ma Con così la non va. paura di essere clippato da Marco Lai. Ecco. Sì, no, assolutamente. Le clip di Marco Rai sono un attestato di stima, guarda. Quindi, allora. Rost sicuramente non revisiona il suo pronostico. Vabbè. Il mio è Chiaramente io, no, sai però che io piuttosto vado a sbattere contro un muro. io devo andare. Io a questo punto, diciamo, a fine primo tempo, devo andare a favore di Rost. E a favore di non mi ricordo chi ha detto: questi primi 20 minuti del Real sono esattamente come il Real ha vinto le ultime Champions. Ed effettivamente io me li immagino proprio così adesso, cioè che magari si abbassa un altro po' il ritmo. E il Real ti infila un gol così letteralmente a caso, out of nowhere, in quel momento di fase di stanca della partita. Anche perché, tra l'altro, voglio segnalare, non c'entrerà niente perché era un altro periodo della stagione ed erano altri avversari che non me ne vorranno i tifosi dell'Inter, ma voglio dire, altro livello rispetto al Paris Saint-Germain. Però abbiamo già visto questo Real che è stato un po' assonnato, no? Per 80 minuti e poi negli ultimi 10 minuti ne aveva più degli altri. Contro l'Inter, voglio dire, non dico che stava dominando, però comunque era abbastanza padrona, no? Per i primi 80 minuti e poi negli ultimi 10 minuti si è messa sotto. Vuoi perché Real Madrid ha deciso di giocare, vuoi per una questione di prontezza fisica, no? In quegli ultimi minuti e quindi potrebbe tranquillamente essere anche qua, no? Li fai sfogare, arrivi agli ultimi 10 minuti. Sì, infatti il mio pronostico andava in quella direzione. Cioè mi aspettavo un Real molto solido, compatto,
con un Carvajal migliore, devo dire, e che però provasse magari proprio nella ripresa a strappare in contropiede. Il PSG può soffrirla un pochino sta cosa, anche se in questo primo tempo non l'ha sofferta troppo. Sì. Però il Real ha gli uomini... Cioè io mi aspetto di più da Vinicius in quelle situazioni lì. È vero che a campo aperto è stato servito poco. Però anche quando palla deve far meglio il Real. Ma anche Kroos e Modric hanno fatto fatica a uscire. Sì. Ora, più che altro, cioè, se devi impostare la partita come ha fatto il Real Madrid finora... tra l'altro, scusate ragazzi, mi interrompo un attimo il discorso. Ho letto in chat, diciamo, mi arriva l'avviso in chat, che Zbanco ha scritto in chat per la prima volta, quindi diciamo è una new entry, quindi lo salutiamo. Ciao Zeta. Zeta. E Karim come Kawhi. Tra l'altro ci tengo a sottolineare che mi sembra molto competente, tra parentesi. Ma Messi secondo voi sta giocando male? No, però torniamo al discorso che ha causato tutta la questione sul gruppo. Sicuramente un botto di gente si aspettava che Messi doveva dominare su una gamba sta partita, dove l'hanno preso palesemente in due, tendenzialmente. L'hanno preso bene, anche l'hanno seguito fino sulla linea di centrocampo. Quindi la risposta è no. Però per le aspettative di alcuni è sì. E dipende da come tagli le aspettative. Oddio, scusate. Beh, c'è anche da dire che con Real così lui è costretto a fare sta partita, cioè a venire a prendersi la palla. Sì. Provare a imbucare, l'ha fatto anche abbastanza bene a tratti, però è sempre chiaro che da Messi ci si aspetta il top. Esatto, Marco, sono d'accordo con te, bravissimo. Ma secondo voi, ragazzi, il City per l'ennesima volta direi abbastanza favorito alla vittoria finale, cioè può farcela o ha questo limite psicologico per cui o perde ai quarti o perde in semifinale o perde in finale? Faccio un sondaggio. Per il City la Champions è maledetta? Sì, no. Bellissimo, ci siamo. Veniamo. I sondaggi creano dipendenza, ragazzi. Fammi votare. Sì, dai, ho avuto sì, ragazzi. Così influenzo il voto del popolo. Vado a votare anch'io. Vai, vota. Sì, perché comunque fino alle semifinali, ma anche in semifinale è una squadra dominante. Sì. Sì, è normale. Ragazzi, questo è... Però devo dire, non so onestamente se il City può aver avuto una sorta di regressione rispetto all'anno scorso, però era la stessa cosa che pensavo l'anno scorso, eppure il Paris Saint-Germain poi l'hanno imbrigliato, effettivamente. Però sì, se prendiamo invece la partita con il Chelsea è stato proprio così, cioè alla fine hai subito due occasioni in croce e hai preso un gol. Esatto, sì, cioè anche per me il City è più forte l'anno scorso, però non so se questa tendenza a rischiare eccessivamente come qualità dell'occasione concessa sia addirittura peggiorata, no? Perché comunque, voglio dire, in Premier League saranno due, tre le partite che ti possono mettere, gli avversari ti possono mettere a dura prova al pari di un avversario che trovi in Champions. Primo ascolto, parlano di Pato, iscritto e 5 stelle. Zeta, la verità, ti ha portato Luca in toccia qua. Ah no, vi ho scoperto di recente pulciando su Spotify. Sì, siamo anche su Spotify. Bene. Momento spam per il podcast. Giusto. Se hai un link, mettilo in chat. Non ce l'ho sotto mano, non lo so. Se Marco ci sta ascoltando, lo manda a lui. Faccio io. Perfetto.
Sì, facciamo il podcast. Ross, come penso avrai intuito, è un fedelissimo del podcast, quindi Tranne ascolta. nell'ultimo, quello su Pato, dove tu ci hai scoperto. Ah, quindi non c'eri tu là? No, No. ragazzi. Ah, è vero, sì, non c'eri. Giusto, giusto, giusto. E Avrà ascoltato anche gli altri, penso, visto che ha detto che ci ha scoperti e poi magari approfondito. eccolo il podcast. Vabbè, ci sta, ci sta. Vabbè, ci spammiamo bene, cioè almeno sugli spam non ci si può dire niente. Siamo il City vince in scioltezza, giocatevelo. Vorrei dirlo con la stessa certezza. Qui Marco Lai al veleno che scrive: per fortuna ci hai scoperti con le cose interessanti e non con le cazzate. E vabbè, dai, più o meno sì, dai, così interessanti. Le live, voglio dire, salvo i momenti caciara, cerchiamo di farli interessanti. Gli articoli di per sé, di base, dovrebbero essere interessanti. Il podcast viene da sé. Tra l'altro, mi dispiace che Luca Intoccia non sia in chat, perché altrimenti sarebbe esploso. Cioè, questa affermazione proprio è questa affermazione veramente. Ma Comunque, secondo siamo. me è lui con un altro account. Il maledetto era Agüero. Ah, tu dici che è tolto Agüero? Beh, può essere, può essere. Comunque siamo ripartiti. Qua mi ero distratto e niente, sono 2 minuti. Io sto a 47 e 13. 47-20, sono leggermente avanti, ma siamo lì. Sì, vabbè, qualche secondo, sì. Grande classico. Si riparte con il Real nei suoi 40 metri. Comunque, ragazzi, spezziamo veramente una lancia a favore della proposta offensiva. Adesso non voglio fare il bel giochista, l'analista, però cioè, noi stiamo vedendo una partita bloccata, brutta, che per alcuni può essere brutta, sporca, lenta. Per colpa di una delle due squadre. Ragazzi, qua Ross al veleno. Ragazzi, io da esponente primario insieme al Ross della casa del bel gioco non posso che essere d'accordo, mi dispiace. Però ricordandomi della partita, a mio modo di vedere, imbarazzante che fece il Paris Saint-Germain all'andata contro il Bayern l'anno scorso, che nel suo essere imbarazzante riuscì a vincere. Non voglio incolpare solo il Real Madrid, cioè sì, il Paris Saint-Germain ci sta provando, però lo farebbe anche il Paris. Cioè, io penso che se il Paris Saint-Germain andasse in vantaggio, cioè finisse questa partita in vantaggio, tranquillamente la prossima volta farebbe lo stesso che sta facendo il Real Madrid. Quindi me ne vedo bene dall'incolpare solo ed esclusivamente il Real Madrid. Cioè, Sì, oggi ci è colpa del sta. Madrid, domani diventa colpa del Paris Saint-Germain, quindi lungi da me salire sul carro del Paris Saint-Germain. Anche se, come diceva Marco, il Real sta cosa la fa sempre, cioè anche basta, sinceramente. Ecco. Courtois, gran parata. Sì, ragazzi, la giocata di Hakimi è abbastanza Io mo l'ho vista. interessante. Era la maionese. Tra Courtois e Gigio, chi prendete? Qui Luca vuole farci desistere dal rispondere a questa domanda. Sì, io anche forse vado per Courtois, però boh. Courtois è stato molto altalenante comunque in carriera sotto alcuni punti di vista finora, quindi
In linea di massima andrei con Gigio, però sì, ad oggi per giocare una partita domani prendo Courtois. Comunque sì, raga, il Real è impressionante. Cioè ha giocato il primo tempo con Carvajal, che non ne ha capito niente, e hanno subito il giusto, non hanno subito gol. Incredibile. No, infatti, questa roba dovrebbe far pensare. Sta andando abbastanza bene il Chi risponde? Sì, abbiamo categorizzato la parola dell'innominabile come parola bannabile, quindi la leggenda dice che se la scrivete in chat venite bannati in automatico. Dopodomani sta la coscia. Sì, frate, un modo di dire che rispetto al momento di forma, no? Cioè, se devo prendere Courtois per una carriera intera, non lo so, non mi ha dato sempre queste sicurezze Courtois. No, è vero, io sono in difficoltà tra i due, sinceramente. Forse Courtois, anche a livello. Ecco, ho appena fatto un'uscita abbastanza folle. Comunque, Courtois, dicevo, anche a livello di impostazione coi piedi, forse un pelino sopra con il mancino. Real che adesso è in 10 metri. Ecco, Boh, raga, non lo so, c'è sempre la scammata del Real Madrid dietro l'angolo, ma se continuano così, 0-0 non credo, ragazzi. c'è dell'allegrismo in questo Real. Eh sì, ma l'allegrismo ogni tanto un tiro in porta lo fa, cioè. Il Real non ci è mai arrivato fino a mo', sono 52 minuti, 53. Madò, ragazzi, Allora, allora rispondiamo partito. un attimo alla chat. Allora, Gigio meglio coi piedi? Boh, ci sta. Cioè, probabilmente Gigio ha tutti e due i piedi, diciamo, equilibrati. Courtois ha solo il sinistro, in modo abbastanza evidente. Però forse il sinistro di Courtois è un po' meglio sia del destro che del sinistro di Donnarumma, secondo me. Invece, per rispondere a Zeta Banco, Banco. Paredes nasce trequartista Sì. nel Boca, tant'è che tutti lo paragonano subito a Riquelme. E poi vabbè, dal passaggio in Europa, dove il calcio è inevitabilmente meno filosofico e più pragmatico, lo spostano a fare prima la mezzala e poi il vertice basso con Giampaolo, se non sbaglio, sì. Comunque, Zeta Banco, visto che sei nuovo, faccio uno spam che oggi ne ho fatti veramente pochi. Ecco, qua ha tirato il Real Madrid, ma alto sopra la traversa. Visto che ti è piaciuto il contenuto del podcast, ti consiglio di seguirci anche sugli altri social, perché siamo più o meno ovunque. Siamo su Twitter, siamo su Instagram, siamo su Facebook. Il nome è sempre lo stesso, The Gegen Press. E abbiamo anche il sito web in cui facciamo uscire gli articoli che produciamo. Magari adesso metto, piazzo un banner, non lo so, adesso vedo. E in più, per quanto riguarda nello specifico Twitch, oltre a sostenerci, diciamo, guardando le nostre live, essendo attivi in chat, se hai Amazon Prime, hai sempre la possibilità di fare una sub che sarebbe gratuita tramite Amazon Prime, che è un ottimo modo per supportarci sia economicamente che moralmente, per incoraggiare il progetto. Però è passata inosservata questa affermazione, che non era previsto passasse inosservato, perché c'è scritto che lo Sporting perde perché è avvenuto Jovan alla Lazio. Non posso che essere d'accordo. Ragazzi, vi dirò di più: Ross e Jovan l'ha preso pure al Fantacalcio, cioè Strapagato. una roba visionaria. Ah, è Allora, vero. segnatelo, segnatelo, questa è una prediction. Sì. Raga, considerate che Rossa aveva preso anche Luca Romero, cioè. Sì, è vero, però come ultimo giocatore non avevo più soldi, ci stavo.
Qui invece ho investito tanto su giovane Cabral. Comunque, ragazzi, questo qui appena entra in condizione, ok, sì, Ricky che mi stai guardando, appena entra in condizione diventa, ve lo ricordate Douglas Costa quando entrava al ventesimo e spaccava le partite? No, aspetta. Oddio mio, ragazzi, cosa ho sentito? Aspetta, dopo questo adesso segni il Paris Saint Germain, aspetta. No, scusa, segni il Real Madrid. Ragazzi, qua Pereira da anello debole la sta dominando, eh. Tonali porta il caffè a Verratti, beh, voglio dire. Sì, ma quanto piove, ragazzi, clamoroso, eh? Comunque, Marco, è la scusa se Messi dovesse far schifo fino al 90esimo. Cioè, una pioggia così per il miglior giocatore al mondo è insostenibile. No, raga, cioè stiamo iniziando di nuovo con la questione delle tasche, non ce la faccio. Cioè, raga, com'è che si dice? La teoria delle tasche e del carro sta diventando stucchevole, raga, in generale, proprio nel panorama. Cioè... Perché è che tu vedi una partita e c'è uno che dice che tizio aveva nelle tasche quell'altro e un altro che dice l'esatto opposto, cioè è una roba che non può esistere. Il calcio è semplice, chi ha Sandro Tonali vince, l'altra squadra perde. Vabbè, ragazzi, passiamo alle cose formali, visto che creano dipendenze. Io faccio un nuovo sondaggio. Ma Vlahovic è uscito dalla tasca di Demiral? Sì, no? Beh, ovviamente no. Cioè, nel senso, no, e sì, nel primo tempo era proprio in piena tasca. Nel secondo tempo ha drizzato un po' il tiro, nel secondo tempo è stato un po' più equilibrato il match-up con Demiral. Però nel primo tempo Demiral l'ha umiliato. Allora, sto per fare un sondaggio molto interessante, Ross. Giovan diventerà forte quanto Douglas Costa? Due opzioni, sì e sì. Ok. Ci siamo, democratico. Per andare a favore delle manie di Ross. Ce lo ingraziamo. Comunque, questa è la fase, mi sembra la fase di stanca della partita, lo sto dicendo appositamente così segnano magari, è la fase di stanca della partita, quindi questo è proprio il momento in cui il Real scamma il gol, cioè proprio è questo, ragazzi, è questo, eccolo. Sì, secondo me è tra un po'. No, tra un po'. No, qua con un passaggio andavi in porta. C'è la Juve che gioca a calcio, ma certo, ragazzi, cioè la Juve è alto livello, facciamo schifo e ancora la spieghiamo. Questa sera mi sto innamorando di Nuno Mendes, ragazzi. Salite no, partitone. Tra l'altro, la live dopo pochi minuti era partita con, non ricordo chi che scriveva, ma Nuno Mendes domina. Sì, Carello, ma voglio dire, aia, no, stavo preparando l'articolo. Vabbè, so cosa fare per far segnare Messi, Ross. Vado sul sito, spammo il sito per... Questa è proprio una tecnica collaudata. Sì, decisamente. In chat per Zeta Banco. Comunque è vero, c'era già gente sul carro di Nuno Mendes, però stasera, ecco, ragazzi, ai massimi livelli. Mbappé contro Carvajal, rigore. Eh sì. Madonna Carvajal, ragazzi, che imbarazzo però. Cioè, raga, l'ho detto Mbappé, che la fase di stanca la sbloccavo, mamma mia, ragazzi. Qua Mbappé è nella sua situazione ideale, quello sì, però ragazzi, Carvajal. Allora ragazzi, spammo il sito qui. E dopo aver fatto questo vado a
copiare il link dell'articolo su Messi di Marco, in modo che ho il copia in canna e poi dovrò solo fare incolla. Ci siamo, ragazzi. Il momento. Dai, Marco, spera che non lo batta. Io spererei che non lo batta, fra. Lo batte, lo batte. No, che palle. Ma perché se lo segna diranno che tanto era sul rigore. Se non lo segna gli daranno addosso, capito? Cioè, non serve a niente sto rigore. Questo rigore può solo peggiorare la situazione. Figurati se lo sbaglia. In per 0,25. Non ci credo. Raga, scritto, raga, questo era scritto, cioè, questo proprio, vabbè. Ragazzi, l'articolo in cui Marco cerca di convincervi di tutto l'opposto di quello che state vedendo, ve l'ho inviato, vi potrà È servire. partito Vinicius. Fermato. Niente. Comunque, io metterei un sondaggino Courtois Donnarumma, perché Lo metto, arrivo. Allora, termina il sondaggio. Chi l'ha vinto il sondaggio di Jovan? Ah, ha vinto il sì. Ha vinto il sì. Incredibile. pazzesco. Domanda, scrivo chi è meglio? Cioè, proprio così alla Massara. Chi è meglio? Sì, dai. Sì, metterei No, chiaramente oggi, senza guardare i prossimi 10 anni di fammi andare a vedere Donnarumma. come lo spelling preciso di Courtois, che... Ok, Courtois. benissimo, grazie. Courtois Donnarumma. Bene, bene, bene. Vabbè, dai, mettiamo un easter egg per Luca Intoccia. 10 minuti, inizia il sondaggio. Benissimo. Comunque, il mio pronostico è ancora vivo. Cosa? Il mio pronostico è ancora vivo, inaspettatamente. Still in business. Peccato non averlo giocato. Mamma, ragazzi, Casemiro. Raga, qua però Messi l'ha spiegata, come è uscito. Mamma Sì. mia. Ha Però Casemiro è un giocatore preso assurdo. la mano? Casemiro? Non credo. Comunque, raga, la tattica è quella giusta, cioè la tecnica è quella giusta. Quando Vinicius c'ha il guizzo, gli fai fallo. Forza, sennò va in porta. Cioè, proprio. Raga, come non ti fa votare? No, aspetta, aspetta. No, no, Vediamo. c'è tempo, Luca. È strano che non ti fa votare. Mi esce un nuovo sondaggio, ma non mi fa votare. Eccomi, ragazzi. Cosa sta succedendo? Sondaggio in corso, mi dice. Vediamo. Sondaggio, Prova. chi è meglio? Ti fa votare? Sì. Ah, ragazzi, provate ad aggiornare la pagina. Eh sì, ragazzi, tutto il popolo di TGP e Spazio Calcio è preoccupato per l'incolumità di Marco. In quel di Cagliari, chissà cosa sta facendo. E niente, però sono anche curioso di fare una capatina su Facebook. Di fare una capatina su Facebook. E vediamo. Cioè, comunque, ragazzi, incredibile. Il Real Madrid non ha preso gol. Nemmeno con Carvajal che ha fatto questa prestazione ridicola. Cioè, è una roba incredibile. Aia. Verratti a terra. Verratti è morto. Ecco, raga. Sì, confermo. Su Facebook sono partiti. Sì, eh. Sì. Ballon d'Or, eccetera, eccetera. Fantastico.
La svelta di proprio. Sì, ma infatti, ragazzi, io ve l'ho detto, quel rigore non serviva a niente. Cioè, se lo segnava, ci sarebbe stata la questione, tanto era sul rigore, cioè sul rigore siamo bravi tutti, che effettivamente è anche vero. E sì, vai Luca, copiaci tutto. Perché la stagione di Messi non fa schifo? Ve la spiega Strazio Calcio. Comunque che, tra l'altro, fino a quando stavamo discutendo del campionato, ok, ma tra l'altro in Champions ha fatto 5 gol, no? Sì, mi sembra di sì. Al giro ne ha fatto 5 gol, mi sa, tutti decisivi, credo, andando a memoria. Memoria che in genere non mi aiuta. Tanto c'è fuori Verratti che è rientrato, però il Real ha la palla. Ecco, questo è il momento in cui il Real, se vuole segnare, deve un attimo darsi una sveglia. Cioè, raga, mo, non per fare l'avvocato delle cause perse, ma Messi quante volte li ha fatti uscire? Un casino. Cioè, sempre con più di un uomo addosso, li ha fatti uscire No, per no, è via. vero, è vero. Beh, ma a livello di gioco, cioè io penso che quello che voglio dire Marco, cioè a livello di gioco Messi, cioè penso gli si possa dire poco oggettivamente, cioè palla a terra e a calcio tendenzialmente ci sa giocare. Poi è chiaro che quest'anno forse anche a livello di motivazioni qualcosa gli sta mancando. Ha steccato. Ma era sempre Casemiro? No. No, Alaba. Sì, Alaba. Ha Sembrava segnato che... Ronaldo contro il Brighton, ci dice Luca. Ah, finalmente, dopo aver sbagliato anche a porta vuota. E vabbè, Fili, tu sei abituato bene con Milinkovic-Savic e ti credo che quelli come Verratti fanno schifo, cioè sono due prototipi opposti. Comunque, il sondaggio lo sta vincendo Courtois. Comunque, Sì. centrocampisti come Verratti, quindi chi ci mettiamo? Xavi, Arthur, Lobotka, Sì. questi giocatori qua. Ecco. Sì, quei giocatori che ti danno il tempo, no? Con la tecnica, passaggio, visione, quelli là. Tiago, esatto, Tiago, come dice Marco. Lobotka. Sì, Thiago pure. Beh, Lobotka, ragazzi, giocatore. Cioè, voi adesso spiegatemi una cosa, perché Arthur non può giocare a livello di Lobotka? Spiegatemi questa cosa. Cambia l'allenatore. Se Arthur stava al Napoli, Arthur starebbe giocando bene e Lobotka alla Juve starebbe giocando male. Molto semplice. Diciamo di sì, diciamo di sì. Cioè, Sta gente qua. semplicemente chiede ai tifosi del Napoli, Lobotka sta facendo benissimo perché gli stanno dando proprio i tempi, no? Alla fase offensiva e il Napoli fa tanto possesso palla. Se tu hai Arthur, vabbè, posto che quando teniamo il pallone non abbiamo grossa idea di cosa farne, ma sorvolando anche su questo, quando stai a baricentro basso, se pianifichi di fare una partita di questo genere, a quel punto Arthur in campo che cosa ti dice? Cioè, ti serve davvero Arthur per ripulire il pallone che recuperi a ridosso della tua area di rigore per ripartire? No, cioè, tanto ti si abbassano gli attaccanti, quindi a quel punto Arthur diventa inutile. In un altro contesto, vedi che ne so, il Napoli, un giocatore con quel profilo diventa molto utile. Non a caso, le migliori prestazioni di Arthur sono state
quando per sbaglio, perché stavo cioè, nei concetti di Allegri, stavo per sbaglio, si è trovato in coppia con Locatelli. E quando è successo questo? Quando la Juve doveva necessariamente adottare, cioè doveva alzare il baricentro, doveva tenere di più il pallone, doveva necessariamente attaccare, a prescindere dagli spazi che gli dava l'avversario. Cioè, Esatto. 4 gol ce li regala la Roma, per carità, nel 4-3. Però se non entra Arthur, quel palleggio non lo fai mai, ad esempio. Intanto pallaccia brutta Sì. Sì, di Maria, credo. Sì. Di Maria tecnicamente nei movimenti bene. Tecnicamente ha sbagliato solo quel tiro a inizio, no? Ti ricordi? Quello Sì. parlare tecnicamente mi sembra abbia sbagliato solo quello in pratica. Con i movimenti si sta muovendo bene, però diciamo gli altri stanno rubando di più l'occhio. Io esco da TGP tra un po' per incongruenze. Marco, saresti il secondo elemento di TGP che esce da TGP. Fabio, siamo indietro, però non penso così tanto da esserci persi il gol. Mentre sembra che No, tutti infatti strano. Comunque è uscito Carvajal. il problema è che se esco da spazio, il problema rimane anche dentro TGP. Vabbè, Marco, mo vediamo. Dai, è entrato il calcio. vado a vedere un attimo il Manchester City, così, giusto per curiosità, per vedere. Siamo sul 5, Beh, penso. raga, ci sta, eh? Cioè, potrebbe succedere. 5, Sì. 5-0. Bene. Sì, 5-0, 5-0. Beh, raga, poteva andare peggio. Sì. Secondo me, ad esempio, lo Sporting avrebbe messo molto in difficoltà la Juve. E non sto scherzando. No, 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 è Questo vero. Purtroppo anche il Villarreal. è il problema. No, non è che la live reaction del City, è che sta succedendo qualcosa solo al City. Qua si stanno picchiando. Messi ha sbagliato il rigore per creare una bomba atomica. Ma soprattutto la domanda è perché non ha giocato Lucas Vázquez dall'inizio? Perché è meno difensivo di Perché Carvajal? ho forzato a uomo sul me. Neymar subito pezzo. Comunque, giusto per rincuorare Marco, ti voglio solo ricordare che tutti quelli che usciranno dalla tomba ok, serpentina interessante di Neymar così d'amblè. Tutti quelli che adesso usciranno dalla tomba per dirti che Messi, gna 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 gna, sono le stesse persone che si lamentano del fatto che vai a prendere le statistiche out of nowhere. E quindi praticamente trarranno questa conclusione da un calcio di rigore. Bene. Ah, comunque dice che è arrabbiato per Verratti e compagnia. Io sto un po' con lui. Sapete che io e Marco siamo legati a doppio filo. Quei giocatori lì, ragazzi, fanno impazzire. Cioè, No, come fanno a ma anch'io, farci per carità, anch'io assolutamente. Io ho risposto di Milinkovic-Savic per Filippo che tifa Lazio, mi aveva detto che non gli piace, quindi. sì, lui probabilmente vuole più giocatori che si inseriscono Raga, prestanti fisicamente. Vuole il Milinkovic, vuole il Milinkovic. perché segnare sul calcio di rigore se puoi segnare sul calcio di punizione fa perdere? Qua c'è da avere tipo, vabbè, l'altra metà campo, però. Qua mo esce il gollettino stile Liverpool, ragazzi, Fuori, oggi. fuori. Quello da Messi per te lo stesso. Quello là. ci stavo pensando, però fuori. Niente Comunque la stagione di Messi, male. ragazzi, è Vabbè, partita dai, ragazzi. male quando ha preso il 30. Cioè, come si fa a prendere il 30? Proprio che con la caduta a picco. Vabbè, raga, in compenso si è scaccolato. Piuttosto il 33 di Federico Bernardeschi, cioè, Vai, il vai, 30 è cioè, sbagliato. riporti. Il 30 di Rodrigo Bentancur ha preso.
Sì, Messi parte lo stesso, era 10 metri indietro, sottoscrivo. Ora, ragazzi. Beh, no, vabbè, 10 metri lo sai, sì, era più indietro comunque. Vabbè, era nell'altra sì, metà campo addirittura. 5-10 metri. Io vengo nudo in live, se segna Marco, ci bannano, cioè non è che non ti vogliamo far venire, ma ci bannano, cioè piuttosto, non lo so, di che se segna regali 5 sub, cioè se regali 5 sub ci sta bene. Ricordiamo appunto che si possono fare le sub con Amazon Prime gratis, eccetera, eccetera, eccetera. E mi sa che stanno ancora gli sconti di San Valentino per chi vuole fare la sub a pagamento, quindi insomma, situazione da tenere d'occhio. Neymar riceve per le linee, palla per Messi. Messi comunque sta creando, per dare un po' di gioia. No, ma cioè, fra, fino a mo', voglio dire, ha sbagliato solo il rigore. Sì, infatti. Ha sbagliato solo il rigore e ha fatto delle esatto. uscite di palla tra la metà campo e il terzo difensivo, abbastanza clamorosa. Mbappé a lato di poco. Cioè, anche qua su Mbappé, no, la gestione, capito? L'ha stoppata, gli ha dato quel tempo extra, l'ha liberato, cioè... Sì, qua è andata un po' bene al Real, eh? Sì. Ancora, aggiungerei. Cioè, sta sfangando uno 0-0 il Real che è veramente... Cioè, sarebbe già una sfangata lo 0-0 se dovesse segnare per sbaglio, furto del secolo. Ma secondo me mo inizia la partita del Real, cioè stando a quello che abbiamo detto prima, cioè tra qualche minuto è il momento. Sì, Vinicius oggi si sta un po' incartando, E il duello da quella parte l'ha stravinto Hakimi, cioè sì. Non è stato saltato una volta, ma non solo, cioè proprio stesso Hakimi ha recuperato tipo 3-4 volte il pallone dell'uno contro uno. Cioè il sì, che vuol dire sì. che Vinicius ha provato a saltarlo e Hakimi gliel'ha preso. Sì, non gli sta concedendo proprio i primi metri perché... È dura. Sta tenendo stretto. Sì, Hakimi comunque anche lui è rapido, Quindi ci sta come marcatura. Cioè non è Carvajal su Mbappé, per intenderci. Sì, Marco, ti ho detto. Cioè se avesse il rigore non sarebbe servito a niente, perché avesse segnato il rigore avrebbero detto che vabbè, tanto il rigore lo segnano tutti, niente. Vabbè, praticamente il ragionamento sacrosanto, così adesso faccio rispondere Filippo, che si fa sul Ciro Immobile Scarpadoro. Domani ci segue un botto di gente per la live sulla partita. Speriamo. Speriamo, Marco. Sì, Immobile non è più lo stesso. Fra sono finiti i rigori, hanno chiuso i rubinetti. Cioè, mi riferivo alla stagione storica. Nostro contropiedino. Beh, comunque adesso verrò palesemente smentito, però il PSG sta facendo una gran partita anche sulle preventive. Beh no, dai Marco, non a questi livelli. A Barcellona Inter ci fu una squadra bombardata. Qua il Real Madrid è stato dietro, ma non ha rischiato eccessivamente, considerato anche quanto è forte il PSG in avanti.
Raga, ma io sono del partito che va inventata una nuova regola per cui i calci di rigore vanno aboliti, quindi per me che finisi i tempi dei rigori è eccellente come cosa. Sì, vini male oggi, vini male. Non gli stanno concedendo proprio i primi metri. Oh, no, cioè non lo so, più che altro a me non piace, raga, che molti calci di rigore si originano da falli in area di rigore, chiaramente, che però non sarebbero mai e poi mai e poi mai nella vita quell'azione, no? Su cui c'è il fallo, in cui c'è il fallo. Non si sarebbe, in molte azioni, non si sarebbe mai conclusa nemmeno con un tiro in porta, probabilmente, cioè non sarebbe stata nemmeno un'azione pericolosa. E quindi secondo me dare chiamiamolo un premio, un vantaggio estremo come il calcio di rigore su falli, su azioni che non sarebbero arrivate da nessuna parte, secondo me è un vantaggio troppo esagerato, che per come sono le partite oggi è difficile da gestire. Cioè oggi, ieri, un calcio di rigore è fondamentale, cioè ti svolta la partita. Avere un calcio di rigore perché stai solo contro il portiere è un conto. Avere un calcio di rigore per un fallo defilato in area di rigore per un mezzo pestone con tre giocatori davanti è il momento, no? Sì, diciamo che per lo spettacolo è un bene, ma per, diciamo così, per la meritocrazia forse un po' meno, nel senso che Sì, certi sì, sì. rigori oggettivamente sono d'accordo con te, siano, cioè diano troppo vantaggio rispetto al fallo che li ha generati. Sì. Il Quello sì. problema è che comunque non vedo chissà che margini di miglioramento, nel senso che è impossibile andare a classificare perfettamente quale azione si sarebbe stata pericolosa e quale azione no, praticamente. Esatto. Quello è il problema, diciamo. Ogni fallo rigore fare come i tiri liberi. Ogni fallo in rigore lo tira chi lo subisce. Con le partite che durerebbero 6 giorni. Beh, non sarebbe male. Sì, perché No, poi ogni metti il fallo andrebbe VAR. rivisto al VAR. Metti il VAR. Fantastico. Non lo so, ragazzi. Cioè, secondo me andrebbe. Secondo me, modificare le casistiche che sono calci di rigore, quelle che non lo sono, non è possibile. Cioè, o meglio, si No, può, infatti. però è troppo complicato, vai a creare ancora più aree grigie di quelle che ci sono mo. Secondo me andrebbe inventata una nuova punizione per il fallo in area, che non sia il calcio di rigore, e che sia una punizione meno grave del calcio, meno penalizzante del calcio di rigore, tranne in quelle situazioni, che ne so, quelle situazioni di clear path, come si dice al basket, no? Che tipo tu stai da solo, ti fanno il fallo in quel caso sì, diciamo. Però boh, sarebbe da valutare, perché comunque anche in quel caso le squadre se ne potrebbero approfittare, cioè va valutato molto bene. Boh, è molto, molto discrezionale sarebbe, cioè secondo me verrebbe fuori un casino Sì. esagerato per ogni decisione. Io sono uno pro rigori, nel senso, se ci sono e ha senso che esistano, devono essere tutti i falli in area di rigore, devono essere fischiati come calci di rigore. Non mi interessa che sia un fallo meno grave, che sia un tocco di mano involontario, cioè se il tocco di mano occupa spazio, aumenta volume, quella palla sarebbe passata senza il braccio, quello è rigore. Cioè va trattato come un fallo in mezzo al campo. Ragazzi, tra l'altro segnalerei sulla prestazione del Real Madrid. Chissà se con la regola del gol fuori casa staremo vedendo questa partita. Perché col gol fuori casa, no? Andare a giocare a Madrid avendo fatto 0-0 all'andata non era una buona situazione, perché a quel punto il Paris Saint-Germain gli andavano bene tutti i pareggi. Quindi, tra l'altro, diciamo, in quest'ottica già prima partita e primo cambiamento sostanziale, secondo me.
Se distingui ulteriormente i casi di rigore pulito, si gioca la condizionale in live sulla zona. Sì, infatti, cioè, quello dico, non si può andare a fare una distinzione ulteriore, si va a combinare ancora più un macello. Quello non è possibile. L'unica idea è quella di arretrare il dischetto, dice Carello. Ora sono troppo facili. Sì, però non c'è una percentuale altissima di rigori in realtà, di rigori realizzati. Cioè, se andiamo a guardare le percentuali, adesso non ce le ho sotto mano, però secondo me siamo intorno al 65-70, non so se siamo più alti. Eh, 70, che non è tantissimo, eh. Dice Marco, nessuno si ricorderà questo passaggio mezzo scucchiaiato che ha fatto Messi, forse anche in mezzo esterno per Neymar, perché non è finito in gol. Comunque, poteva fare meglio Neymar, eh? Per essere Neymar, secondo me. Era molto defilato, ma qualcosa in più. Entra Bale intanto. Ma Danilo non credo onestamente, non penso che Marco si metta a fare il post. Cioè... No, così a occhio Ah, raga, entra Bale apposta per segnare in rovesciata. no. Allora, sono entrati Hazard e Bale. Danilo, le cose che si sono lette su Spazio Calcio negli ultimi giorni. Non vale la pena nemmeno rispondere. Beh, Real Madrid, la scammata ora o mai più, cioè... Sì, però ragazzi, che imbarazzo, cioè, oggettivamente un tiro potevano anche farlo, eh. Eh sì, comunque c'è da dire questo, ragazzi. Le ultime 2 settimane abbiamo portato una sfiga senza precedenti, cioè, ragazzi, le ultime 2 settimane... Abbiamo detto che Gabbiadini era tra i consigliati del Fantacalcio e si è rotto il crociato. Che Amiri era tra i consigliati del Fantacalcio e gli è venuto il blocco intestinale. Poi avevo messo Giroud e Sensi sconsigliati, hanno segnato, doppietta Giroud. Ecco, io sì, mi ero perso Giroud tra gli sconsigliati quando l'ho visto, devo dire che ho riso. Da sotterrarsi. E niente, abbiamo fatto la live reaction oggi. In una partita, qua sto provando la gufata, Andre. In una partita che, cioè, è finita 0-0. Finita. Potete parlare dell'armata nerazzurra. Dai, magari diciamo 2 parole a fine partita in chiusura, così facciamo un pre di domani. Tanto non ho troppe parole incoraggianti da spendere. Sì, comunque sono d'accordo con filo interdentale. Che poi è Filippo. Sì, lo so. Carello, noi sentiamo il colpo grosso, cioè... ma infatti noi non vogliamo fare quello, cioè noi vogliamo fare delle robe rischiose, cioè delle robe... Purtroppo la scorsa giornata abbiamo toppato clamorosamente, però devo dire che fino alla scorsa 2 giornate fa, nello specifico. Aspetta. No, fino a 2 giornate fa comunque, cioè, non avevamo mai toppato questa maniera, anzi avevamo fatto delle giornate clamorose per il livello di rischio che ci eravamo presi. Cioè lo stesso Giroud lo avevo sconsigliato parecchie volte e non mi aveva mai deluso fino al derby. Niente. Cioè, diciamo che è abbastanza ovvio sconsigliare il difensore del Venezia quando va contro l'Inter, invece no, noi la facciamo più difficile. Ma infatti, cioè, all'interno di quella stessa giornata fallimentare, per dire, tra gli sconsigliati, mettemmo Biraghi, no? Dicendo che probabilmente, consigliato il momento di forma, avrebbe fatto un'altra cappellata. Infatti, se non erro, ha fatto proprio l'autogol dopo il rigore sbagliato. Quindi, diciamo, croce e delizia, però ovviamente gli errori vengono ricordati meglio delle cose fatte Chiaro. bene.
3 minuti rimanenti. Partita fenomenale di Nuno, che si consacra, come oggi lo diciamo, uno dei migliori terzini al mondo, va detto. Sì, raga. Ma infatti secondo me ti dico... cioè, il Paris Saint-Germain è stato bravo proprio in blocco. Però se devo trovare un ruolo nello specifico che ha limitato, ha completamente ammazzato il Real, sono stati proprio i due terzini, vabbè, chiamiamoli terzini, perché sia da destra che da sinistra, cioè il Real non è mai passato. Ma perché sono arrivati e quelli del Paris Saint-Germain gli hanno tolto il pallone, non è semplicemente tu dici vabbè, hai fatto contenimento, no, gli hanno tolto proprio il pallone. Infatti questa è una bella gatta da pelare per il ritorno. Sì, sono d'accordo. Beh, Hakimi, partita difensiva che non ci aspettavamo, probabilmente. Sì, diciamo che con il predominio del campo che hanno avuto, serviva anche relativamente che Hakimi si alzasse, no? Quindi sono stati più conservativi dietro e da quel punto di vista ha funzionato perché Hakimi sarà sempre sul pezzo. Ma Gollettino? No. Beh, comunque Pochettino mi sento dire che l'ha preparata molto bene, poteva e doveva segnare, però il Real non ha fatto nulla. Totalmente imbrigliati, e il PSG comunque ha creato tanto, quindi secondo me grosso merito a Pochettino, che è stato tanto criticato dalla stampa, dall'ambiente, però sinceramente oggi bella impressione del PSG. Poi il risultato 0-0 e può essere anche un rischio per la qualificazione, eventualmente se non segnano in questo minuto, però bella impressione del PSG. Niente, adesso segnano sicuro. Ciao, la stiamo bufando, Eccolo, abbiamo fatto la eccolo, eccolo qui. partita, cioè doveva succedere. Aia, Vabbè, ragazzi. Giusto, Beh, però giusto così, giusto così. Il giusto, giustissimo, cattivo giustissimo. anticatenacciaro che c'è in me dice che uno so pure pochi, so pure pochi Giusto, chiamarlo così. giusto, Mamma mia. Da, giusto. finì, hanno Beh, ho tirato una risposto. gufata in L'abbiamo fatta positivo, di però, per il... proposito tutta la sera. Gufata in positivo, cioè stavo dicendo che stavano meritando, ha segnato, cioè è una gufata al contrario. No, stavi dicendo, non ritrattiamo. Stavi dicendo, vedete che adesso arringo la chat, mi pare. Stavi dicendo che se dovesse finire 0-0, se non segnano in questi secondi. Che Ah, Neymar pezzo ha la Mbappé. possibilità Neymar che... Mbappé, pezzo clamoroso. E autogol di Valverde in tutto ciò. Cioè non c'era Carvajal, no? Nella frittata. Nella frittata non c'era Carvajal, quindi diciamo ci sta, ci sta. Sì, si gode, un po' si gode, come dice Marco. Ma vabbè, dai, Mbappé sopravvalutato, non lo so chi possa averlo detto. Cioè, io sono anti Mbappé, però sopravvalutato no. Mi avete costretto a fangare sta tartaruga ninja. È il momento di tornare su spazio. Sì, ragazzi, partita finita. Partita finita? No. Ha fischiato? Sta fischiando, fischiato ora, sì, finita. No, comunque, raga, sarebbe veramente interessante andare a vedere quante uscite palla ha fatto Messi con due giocatori addosso e quante di quelle che aveva sui piedi sono poi uscite. Cioè, anti Mbappé, che vuol dire Riccardo? Sì, io sono anti Mbappé. Vabbè, come senti? No, vabbè, non è che sono anti Mbappé che dico che è scarso, sono anti Mbappé nel senso che
non mi piace, però il fatto che non mi piaccia non vuol dire che sia scarso. Vabbè, Mbappé o Vlahovic sono due robe completamente diverse, cioè... allora, facciamo così, Andrea. Qua Axel non è venuto. Mamma mia. La partita direi che ci ha soddisfatto. Ross ha preso il risultato al contrario. Ross ha preso il risultato al contrario. Che non con so tanto di buffata finale. Non so se dà più onore del mio risultato così stando sbagliato. Sì e no. Allora, facciamo un commento così, un pronostico strappato per domani dell'Inter, veloce veloce. Ultimo spammino e chiudiamo. Ah, l'Inter domani, vabbè, adesso faccio un pronostico, sono poco credibile in questa situazione. Vabbè, cioè, dico nel senso, più che altro il pronostico no. Non mi interessa troppo il risultato, dico che partita ti aspetti, Inter coraggiosa, Inter magari dietro ordinata, ti aspetti un Liverpool subito in forma nonostante alcuni sono tornati dalla Coppa d'Africa, eccetera, eccetera. No, mi aspetto un Inter ordinata. Non dico a livello del Real di stasera, a livello di bassezza e di compattezza, però mi aspetto un Inter molto molto ordinata, che raddoppia sugli esterni del Liverpool. Penso che porterà tipo Perisic e Skriniar su Salah e Dumfries più D'Ambrosio su Mané. Ovviamente lì c'è il 2 contro 2 anche con gli esterni del Liverpool, con Arnold e Robertson, penso che giocheranno. Penso che l'Inter si abbasserà comunque, un po' perché lo vorrà Inzaghi e un po' perché il Liverpool quando attacca ti abbassa per forza. Sì. Però non escludo sorprese, nel senso che l'Inter ha le armi per far male al Liverpool, secondo me, in qualche modo. Quindi non lo so, probabilmente meno scontata rispetto a tanti pronostici che ho sentito a favore del Liverpool, però certo. Comunque partita difficile per l'Inter. Boh, io non so se cioè onestamente sul pronostico anch'io sono molto indeciso, nel senso che ho il timore che possa essere un'esecuzione, come scrivevo mi sa oggi pomeriggio, più che altro perché ho in mente i primi minuti del Liverpool contro il Milan nel girone, che in 10 minuti e sono stati 10 minuti filati proprio al limite dell'area di rigore del Milan, avrebbero potuto fare forse 2-3 gol nel primo quarto d'ora, un rigore sbagliato nel mezzo. Se il Liverpool va così, l'Inter la vedo male, però non do per scontato che possano fare, diciamo, una prestazione così super arrembante, ecco. E secondo me dipenderà molto dal ritmo, cioè se il Liverpool riesce ad obbligare l'Inter al ritmo, no? A cui sono abituati, e ovviamente riescono a mantenerlo per tanti minuti, per l'Inter non la vedo, insomma, non la vedo fattibile, ecco. Al contrario, sia per meriti dell'Inter magari, perché ha la qualità l'Inter per spezzare, no? Quel ritmo, magari quella gestione in mezzo, quel contropiede fatto bene, perché comunque, voglio dire, ricordiamo Inzaghi, all'Inter è riuscito a fare sia questa gestione del possesso, no? Ma anche quella trama a cui eravamo abituati alla Lazio, in cui se c'è un contropiede da sfruttare, si sfrutta a dovere. Quindi diciamo che secondo me si capirà nella prima parte del primo tempo, no? Anche un po' in base allo stato di forma, può incidere la questione infortuni, il ritorno dalla Coppa d'Africa per il Liverpool, non è da escludere. Però secondo me non ci sarà una via di mezzo, cioè o l'Inter farà un partitone e si difenderà non necessariamente in campo, inteso come farà un'ottima prestazione che se la gioca, oppure io vedo, cioè, un dominio Liverpool. Quella via di mezzo che tipo magari giochi bene però perdi 2-1, no, quella non te l'aspetti. No, c'è da dire che se Liverpool giocherà buona parte della partita come ha giocato i primi 20 col Milan, è oggettivamente quasi impossibile.
perché fanno un altro sport, cioè vanno a due velocità quelle che si gioca nel nostro campionato, una roba impressionante. E in quel momento mi ricordo che il Milan in Italia stava dominando a livello di ritmo, cioè tu vedevi il Milan e dicevi impressionante per quanto ti aggrediscono, si presenta ad Anfield e quelli ti schiacciano a livello di atletismo, di ritmo, di velocità, e quindi domani è curioso per l'Inter, anche perché in campionato è abituata comunque a, diciamo, a pressare alto, a stare nella metà campo avversaria, a dominare anche a livello di possesso. Domani dovrà essere per forza una partita diversa, però se il Liverpool ti schiaccia per 60-70 minuti come è stato schiacciato il Milan, diventa tosta fare risultato, e il rischio di prendere due o più gol è alto, come dicevi tu. Cioè, curioso comunque, curioso. Tra l'altro, partita su Amazon Prime, quindi se per questo, cioè su Prime Video, se per questo spam Twitch vuole darci in anticipo l'affiliazione, la partnership, per noi va bene. E se non c'è altro da aggiungere, domande in chat, diciamo, mi accingerei a chiudere, quindi con calma. Intanto sì, Mbappé o Vlahovic, vuoi rispondere? Ho detto prima, sono completamente diversi, non ti so dire onestamente. Anche perché devo essere sincero, Vlahovic concordo con quelli che sono scettici su Vlahovic contro un determinato tipo di difensore, no? Quindi non lo so, cioè vabbè, nel senso, chi è più forte tendenzialmente è più forte Mbappé, però come gusto per cena, nel senso, a me può piacermi anche un giocatore scarso, cioè nel senso... Sì, certo. Quindi... Vabbè, secondo me per Mbappé parliamo di un altro livello, e penso che abbiamo avuto la riprova anche stasera. Però Vlahovic è un altro giocatore, come dicevi tu, un altro, gioca in un altro ruolo perché è la punta abbastanza classica. Potrebbero segnare cifre di gol simili alla fine, perché comunque Vlahovic segna, è la classica punta. Mbappé anche al Real, non so, tu lo vedi da prima punta con magari Vinicius largo a sinistra, lo vedi magari a destra, sempre parlando di Mbappé, con Benzema al centro o Haaland? Io lo vedo punta. Ma io fin quando Benzema ci ha fiato in corpo non lo tolgo mai, quello è un po' il problema. Cioè in linea di massima io lo vedo punta, però non lo so, Benzema mi dà troppa sicurezza. Questo è un però problema. Benzema vuol dire che tu dovresti giocare Vinicius, Benzema e Mbappé a destra, e oggi abbiamo visto anche di solito, però soprattutto oggi abbiamo visto quanto faccia la differenza a sinistra. Sì, ha molte più giocate, così come Vinicius, quindi secondo me è un piccolo enigma a livello tattico, può esserci. Sì, ho mezzo rebus. Però diciamo, stiamo andando per scontato che Mbappé vada al Real. Che è quasi scontato. Oppure potrebbe anche essere che il Real decide di prendere Mbappé e si separi da Benzema, questo è da valutare. Ecco, io piuttosto mi aspetto quello, cioè mi aspetto che gli venga data proprio il peso offensivo, quindi da quasi da 9 alla Ronaldo, il fenomeno, diciamo, molto libero di svariare, molto libero di venire a prendere palla, ma anche di dare profondità, e lì può fare caterve di gol, oggettivamente, se gira bene a livello tattico. Se Benzema viene venduto, comunque rescinde, non lo so, comunque se Benzema non sarà al Real Madrid, sì, io lo vedo prima punta Mbappé, con Vinicius a sinistra e poi a destra, insomma, a ruotare, poi anche a seconda del modulo dell'assetto. Fatemi godere con Mbappé, che umile il Real invece di farmi pensare al futuro in cui vincerà 10 Champions League con i Blancos. Non lo so, raga, secondo me è diventata troppo una telenovela per dare per scontato che vada al Real Madrid. Cioè, se effettivamente va al Real Madrid, è veramente quella cosa così scontata che non succede. Cioè, non lo so, io ho questo... Però pare abbia già... Sì, tecnicamente. Abbia già definito. Effettivamente, mater di Vlahovic, non ho capito perché, ma va bene. Si sta bene. Beh, comunque in realtà può essere anche che facciano partire Benzema e prendano Mbappé e Haaland, e facciano Vinicius, Haaland e Mbappé. E fa il capone. Fa il capone, cioè li arrestano, fra li arrestano. Andate a recuperare la mia profezia del gol all'ultimo. Fabio, non è facile andare a recuperare.
Vabbè, comunque in generale il gol all'ultimo l'avevano detto tutti, però più nei confronti del Real perché c'è il culo rotto che è del Paris Saint-Germain. Beh, stasera ha vinto il calcio comunque. Okay, queste sono le affermazioni che mi faranno dormire bene stanotte. Se sei il ragazzo che tifa per il Real, no Marco, lui tifa per il QPR. E detto questo, direi che posso salutare Andrea Rossetti, sempre un piacere. Salutiamoci con il 5-0 del City che ha fatto, come ricordavano, solo un gol nel secondo tempo, quindi Crisi City. Crisi City. E effettivamente, insomma, cioè fare solo un gol può pesare in ottica qualificazione. Il ritorno sarà duro. Ringraziamo la chat, quindi uso la mia formula che da Marco Lai ho scoperto sia diventata trendsetter questa formula. Ringraziamo chi ci ha seguito fino alla fine, chi è passato anche solo per salutarci. Ringrazio Ross, era tanto che non facevamo diretta insieme, non dico dagli europei, ma quasi. Quasi. Pessimo Chiuderemo così con il messaggio per far rito. sbocciare. E niente, ragazzi. Vi saluto, un bacio a tutti. Ciao ciao, vi Ciao aspettiamo Ricky. domani con Bold Online, quindi analisi tattica, chi più ne ha più ne metta con Marco e Axel, verosimilmente, di regola alle 6, ma seguiteci sui nostri social, così insomma siete pronti per tutto, ci sarà il countdown, pubblicizzazioni varie e quant'altro. Ciao Ok? ragazzi, continuate a seguirci su tutti i social e alla prossima. Ciao Ricky. Ciao. Yes. Ciao ciao.